Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Cultura, per parlare delle incertezze che ci sono sull'inizio dell'anno scolastico. Addirittura alcuni istituti hanno annunciato che comunque o alcune regioni apriranno dopo il referendum confermativo. Allora, lei è rimasto perplesso da tutte queste voci, dal fatto che ci saranno delle mascherine trasparenti, che ogni giorno c'è una novità con delle dopo che la scorsa settimana abbiamo ascoltato uno dei responsabili del Comitato Tecnico Scientifico, il dottor Miozzo, che si è presentato qui alla Camera dei Deputati senza portare nessun documento. Sì, Fratelli d'Italia è in prima linea per contestare questa demenziale linea sulla riapertura delle scuole, portata avanti dal ministro Azzolina, ma come giustamente ha detto lei, per chiamare in complicità tutto il governo, da tutto il governo, questo demenziale governo più pazzo del mondo, fatto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Demenziale perché già con il decreto per la finestra elettorale noi avevamo condotto una battaglia di ostruzionismo, l'unica forza in aula a condurre una battaglia di ostruzionismo sulla data. Non ha alcun senso aprire il 20 settembre quando ci sono il 14 14. settembre quando ci sono le elezioni il 20 settembre. E quindi il buon senso e ovviamente il risparmio dei soldi pubblici consiglierebbero di farlo dopo, come ha dichiarato oggi dalle colonne di Repubblica Marco Marsilio, il governatore dell'Abruzzo di Fratelli d'Italia. E anche perché in questo modo si risparmiano almeno tre sanificazioni che sono centinaia di migliaia di euro, a livello nazionale sono milioni di euro. Quindi siamo assolutamente d'accordo sul differimento dell'apertura delle scuole, anche perché il governo naviga a vista, non sa, cioè la diatriba sul trasporto pubblico ha raggiunto livelli veramente assolutamente comici, sembra un film di Lino Banfi. E su questo il responsabile del Comitato Tecnico-Scientifico Miozzo ha aggiunto del suo, oltre ad essere venuto in audizione in maniera assolutamente superficiale e approssimativa, senza manco una relazione tecnica scritta, ha avuto il coraggio di dire che uno dei pareri del CTS sui trasporti è che le tratte dello scuolabus nelle varie regioni, nelle varie città, debba avere una tratta non più lunga di 15 minuti, dopodiché va sanificato, va comunque tenuta. Sappiamo quanto questo sia impossibile realizzarlo nelle grandi città. Immaginate una città come Roma, col traffico che ricomincia, garantire 15 minuti di tratta magari da un quartiere all'altro. Quindi stanno veramente navigando a vista. Adesso abbiamo saputo dal De Micheli ai trasporti che si è risolto il problema del trasporto, e sapete come? Estendendo il concetto di congiunto, per cui fino adesso ci hanno tenuto a casa durante il lockdown con tanto di multe se uscivamo con nostro cugino, con un amico di lavoro o di famiglia. Adesso i congiunti sono praticamente tutti, cioè sono i colleghi, sono gli amici, sono le persone che uno frequenta abitualmente, e a quel punto no, ovviamente nessuno può. Siamo diventati tutti una famiglia. Siamo diventati tutti una famiglia ed è proprio il classico modo all'italiana per risolvere la questione, quando non si hanno il tempo, i soldi e la capacità di gestire un problema complesso come quello dei flussi veicolari sotto Covid, che cosa si fa? Si estende la categoria. Questo è come la questione delle polveri sottili, no? Siccome a livello europeo non si riusciva a trovare il modo per costringere le nazioni a fare delle politiche industriali che potessero abbassarle, hanno alzato i livelli di polveri sottili accettabili. Quindi per legge l'inquinamento non era più inquinamento. E lo stesso stanno facendo al governo, sono totalmente incapaci e inadeguati. Oggi in aula sulla proroga del decreto Covid lo diremo, interverremo e denunceremo questa situazione. Sostanzialmente hanno mentito con gli ultimi documenti emersi del Comitato Tecnico-Scientifico, del report in particolare che era stato fatto fare per conto del Comitato Scientifico, ha fatto una previsione numerica esatta con circa 36.000 morti, quelli che ci sono stati, e questo a febbraio scorso. E in quel frangente c'era Zingaretti che andava a Milano a prendere gli spritz con la comunità cinese. Senta, al di là dello spritz di Zingaretti, allora,
Come si tornerà in classe? Ci saranno le mascherine secondo lei? Anche qui, il Comitato Tecnico Scientifico, ma lo stesso Ministro, gli stessi esponenti del Governo stanno andando in ordine sparso, per cui c'è chi prima si dice che ci saranno solo dopo i 6 anni, poi si dice che non saranno obbligatorie, poi si dice che saranno obbligatorie, poi che saranno trasparenti, poi che ci saranno le sedie a rotelle. Oltretutto i produttori di sedie a rotelle hanno detto che ci sono delle normative europee precise e che per i minori si espongono le scuole e i presidi a contenziosi, perché non avrebbero tutte le normative in regola per essere usate da minori. Senta, che cosa vuol dire del fatto che Di Maio si sia rivolto alla Azzolina dicendo continua, vai così, stai andando bene, continua? Ormai siamo alla stand-up comedy. Ormai è un governo, è veramente il governo più pazzo del mondo, ci sarebbe da ridere ogni giorno anche per le foto che emergono del nostro ministro degli esteri, prima abbronzato come Barack Obama e poi in prodezze marine, ed è il governo più screditato. La cosa che fa male è che è il momento più tragico dal dopoguerra ad oggi e abbiamo il peggiore governo a gestirlo. Quindi noi siamo assolutamente ottimisti che con le regionali finalmente daremo un segnale talmente forte, sarà l'ultima spallata per far dire agli italiani che questo governo deve andare a casa. Bene, la ringrazio l'onorevole Federico Mollicone di Fratelli d'Italia.